Presidente, allora, oggi è arrabbiato più o meno della gara, dopo la gara di Benevento? No, arrabbiato no, perché alla fine le partite si possono anche perdere, però credo che oggi non abbiamo fatto una buona partita e il Cittadella ha meritato di vincere. La prima di 10 finali, aveva detto ieri Pillon, non è stato il Pescara che ci si aspettava, anche a livello, diciamo, di intensità agonistica, è d'accordo? Sì, sì, assolutamente d'accordo con voi, perché sicuramente se non in questo campionato qui, se non metti intensità, fai fatica contro tutti, a maggior ragione contro una squadra come questa che sta dimostrando ormai da qualche anno che, di essere un gruppo amalgamato, un gruppo ben guidato, e quindi sicuramente fai fatica. Le assenze quanto si hanno influito su questa partita e su questo risultato? Ma io non guarderei le assenze, perché noi abbiamo una rosa abbastanza competitiva anche per chi gioca di meno, quindi attaccarsi alle assenze, attaccarsi a un gol che hai preso magari con un fallo, secondo me non, dopo questa partita non ci si può attaccare a queste cose, hai perso contro una squadra che sta più forte di te. Ora c'è il Cosenza, venerdì bisognerà cercare di tornare al successo, con altri assenti mancherà anche Mancuso squalificato. Sì, sì, però noi abbiamo 26 giocatori, adesso se ci mettiamo, se ci piangiamo addosso quando manca un giocatore, allora a questo punto facciamo bene a tenerne 15. Ha parlato con Pillon? Sì, abbiamo parlato a fine partita, ma dopo una partita così non c'è da parlare di nulla, perché c'è da rimboccarsi le maniche, da ricominciare, testa bassa, capire gli errori che abbiamo fatto e cercare di non ripeterli domenica prossima. Grazie al presidente del Pescara qui dalla Mix Zone dello Stadio Adriatico, Andrea, tra poco.